officer del progetto FOSR è di fatto il responsabile amministrativo del progetto, è una figura prevista dal bando stesso e che è la persona che si occupa della tenuta della documentazione e che è responsabile della rendicontazione nei confronti del Ministero di tutte le spese sostenute per il progetto. Di fatto si sostanzia in due attività principali. La prima è il coordinamento e armonizzazione di tutte le procedure che vengono poste in essere per raggiungere gli obiettivi. Tipicamente procedure per l'assunzione di personale, procedure di gara, accordi di collaborazione scientifica e quant'altro. Quindi da un lato c'è il lavoro di coordinamento verso le unità partecipanti, ad esempio anche fornendo supporto con guide specifiche, con template, tenendo comunque tutta la situazione del progetto a livello contabile amministrativo sempre sotto controllo in caso di varianti, variabili, in caso di cambiamenti che, diciamo, necessari in corso del progetto. L'altra parte, diciamo, di lavoro consiste nel vero e proprio lavoro di rendicontazione, quindi nel caricamento in piattaforma di tutte le procedure, che sono alla base delle spese e di tutte le spese caricate. Il completamento della rendicontazione garantisce, diciamo, il successo del progetto anche dal punto di vista economico.